Siamo a Smau Napoli 2016 con Raffaele Covelli. Raffaele, considerare elementi soft e di cultura indispensabile quando si intrattengono rapporti con realtà estere, quanto serve però considerare anche elementi più concreti come le differenze burocratiche, le differenze legislative tra il mercato proprio e quello da esplorare? Sì, diciamo subito che le differenze normative e burocratiche hanno un'importanza strategica per le aziende, perché le norme giuridiche aiutano le aziende a ridurre il rischio di impresa, quindi non hanno una funzione legata solo alle cause in tribunale, ma hanno una funzione legata all'organizzazione dell'azienda, perché se le aziende conoscono le differenze normative e in particolare poi le normative che sono vigenti in Cina, le aziende sono in grado di organizzarsi prima, affrontare le difficoltà e quindi raggiungere il risultato di ridurre il rischio di impresa, non eliminarlo, sicuramente ridurlo. Faccio un piccolo esempio, il termine di prescrizione per recuperare un credito in Italia è di 10 anni, in Cina è di 2 anni. Quindi questa differenza macroscopica deve essere tenuta presente dall'azienda e sicuramente deve essere tenuta presente dall'ufficio commerciale che gestisce ad esempio le scadenze delle fatture. Se l'ufficio commerciale non conosce questa differenza e quindi lascia passare il termine di 2 anni nel caso in cui si applicasse la legge cinese, l'imprenditore potrebbe non più recuperare il credito. Quindi il fattore organizzativo legato alla normativa è preponderante quando si fa business in un paese diverso. Bisogna ovviamente superare un fattore culturale che è quello legato alla globalizzazione. Molti imprenditori pensano che alla globalizzazione si associ un'uniformità nel fare business, ma anche nelle regole del business. In realtà viviamo un paradosso, perché la globalizzazione è solo del mercato, mentre le regole sono locali, quindi in ogni stato, in ogni regione, in ogni provincia della Cina ad esempio, possiamo trovare delle differenze normative che l'imprenditore deve conoscere per organizzare la propria impresa. Quindi gli aspetti legali devono superare un attimo quella che è la cattiva reputazione che hanno, cioè quello di essere argomenti che gli avvocati trattano in tribunale. Gli aspetti normativi sono argomenti che l'imprenditore deve trattare all'interno della propria azienda per organizzarla al meglio. Prendendo l'esempio che ci hai dato della Cina, considerata la terra promessa principalmente per quanto riguarda il commercio digitale, un piccolo vademecum per chi sta pensando di spostare il proprio business in questa direzione? Allora, la Cina è grande, quindi anche i problemi che si presentano sono abbastanza grandi. Cercherò di sintetizzare in, diciamo, 3 punti principali che sono le regole basilari per chi fa business in Cina innanzitutto. La prima è quella di proteggere i propri asset immateriali, faccio riferimento ai marchi, ai brevetti, ai design, quindi registrare per primi i marchi e i brevetti nel territorio cinese, perché in Cina vige una regola, soprattutto per i marchi, che chi registra per primo diventa il proprietario, il titolare di quel marchio e può utilizzarlo, e potrebbe impedire il proprietario del marchio in Occidente l'ingresso in Cina. Quindi questo paradosso andrebbe superato con una preventiva registrazione. Secondo aspetto da considerare è quello di curare le condizioni generali di contratto che un'impresa dovrebbe avere proprio per organizzare i rapporti tra l'impresa e il consumatore finale. E da ultimo tener conto delle regole che tutelano i consumatori nel paese di destinazione. Quindi queste sono 3 regole fondamentali. Poi nel campo dell'e-commerce le imprese hanno solitamente 3 strade: o utilizzano il proprio sito web, che magari è presente con un server in Occidente, per fare promuovere i propri prodotti ai consumatori cinesi. Abbiamo una seconda ipotesi in cui è possibile aprire un sito web in Cina, e una terza ipotesi quella di affidarsi ad una terza parte, una piattaforma e-commerce che gestisce per conto dell'azienda tutte le transazioni. Nella prima ipotesi bisogna tener conto che se un'azienda possiede un sito web con un server localizzato in Occidente, si corre il rischio talvolta che il sito non sia visibile
in Cina per ragioni legate alle policy dell'internet content che sono vigenti in Cina. Perché per i siti web, ad esempio, c'è bisogno di avere una licenza particolare che si chiama ICP, Internet Content Provider, che viene rilasciata al sito web. Tuttavia questa licenza è rilasciata a siti web che sono presenti in Cina e la licenza è rilasciata solo a società di diritto cinese. Quindi un imprenditore per creare un proprio sito diciamo autonomo per l'e-commerce in Cina dovrebbe aprire una società. Quindi la via più semplice all'inizio è quella di affidarsi ad una piattaforma, senza tuttavia dimenticarsi i primi tre elementi che ho menzionato prima. Quindi fare e-commerce non vuol dire vendere da casa e dimenticarsi che i processi di vendita tradizionali in realtà vengono sul serio: la produzione, la spedizione, i pagamenti, il post vendita sono reali. Quindi l'e-commerce ha semplificato una parte del processo di vendita, cioè la selezione e la scelta che il consumatore fa del prodotto. Quello è regolamentato in base alla legge del paese in cui si vende, tuttavia non dimenticarsi di tutti gli altri elementi che vanno regolamentati e vanno analizzati in base alle leggi vigenti sia in Italia ma anche in Cina. Grazie mille. Grazie a voi.